se questi sono amichevoli, giusto per mettere ossigeno, ma non contano niente, sono delle amichevoli senza che uno può fare, può pensare che gioca bene o male. Io credo che devono arrivare le partite vere per poter capire il Teramo quanto vale. Le partite vere arriveranno, la prima arriverà esattamente tra 3 settimane, la prima di campionato, in un girone di ferro, in un girone molto complicato, che Campitelli vede come? Me lo vedo molto, molto difficile, perché credo che se al sud ci sono 4 squadre importanti, qui credo che ce ne sono 6-7, e quindi noi che forse l'anno buono eravamo avvantaggiati perché c'era solo l'Ascoli, e qui dobbiamo cercare di fare il massimo e poi capire alla fine se per poter arrivare tra le prime 10. Per chiudere, se dovesse oggi spendere un euro sull'eventuale permanenza di uno Stefano Amadio, che abbiamo visto soprattutto nel corso del primo tempo veramente uomo d'ordine, uomo a tutto campo del centrocampo, ci punterebbe un euro? Ma Amadio resta a Teramo, cioè molte volte leggo cose giustamente che fanno piacere leggere, ma Amadio resta a Teramo, è un giocatore del Teramo, continuerà con noi, allungheremo il contratto, quindi noi martedì o mercoledì chiuderemo la trattativa Amadio, quindi noi questi problemi sicuramente non ce li abbiamo. Amadio è un giocatore per noi importante, quindi credo che non ci sono nessun tipo di problemi. Niente latino quindi? Assolutamente no.